Dica pure. Ecco. Allora. Signora, come si chiama lei? Vateroni Guglielma. E suo marito? Barattini Enzo. Ecco, dove eravate, signora? Eravamo in casa. A letto. E cosa ha sentito? Abbiamo sentito. Sabrina, cosa abbiamo sentito? Niente, ci hanno avvertito di venire via. Che cosa abbiamo raccontato? Niente. Posso fare. La signora Sabrina, dica. Alle 6:15 ho ricevuto una telefonata che c'era l'allerta che andava fuori Parmignola e il torrente Carrione. No, ho buttato giù il telefono, ho aperto la porta, c'avevo già il fiume che mi era in casa. Non ho avuto più scampo, non ho avuto più modo di far niente perché fuori proprio sulla strada c'era pieno, ma mi è entrato in casa. E mi ha detto anche che ha scaraventato via la macchina. Macchina l'ha presa, mi ha radicato il bombolone del gas e me l'ha portato nel piazzale. Mi ha portato via la macchina, me l'ha distrutta in mezzo ai blocchi. E insomma si è spaventata, ha avuto paura. Sì, perché oltretutto ho rischiato di affogare due volte. Chi l'ha salvata? Da sola, con la forza, perché sono caduta, la corrente mi ha portato via, mi ha scaraventato in mezzo a due box e avevo già bevuto. E poi non so, mi sono fatta forza, mi sono ritirata su e mi sono ripresa, ma ho rischiato due volte di annegare. E lei era sola in casa? No, io ero con mio babbo e mia mamma, però loro erano già fuori anche loro da casa, erano già fuori. E eravamo, siccome c'era questa corrente forte, ci eravamo divisi, loro erano distanti da me, non ci potevamo unire proprio per la corrente. E lei come si chiama, signora, lei? Bertoloni Sabrina. Sabrina. E dove abita? Via del Medico numero 6, Carrara. È successo a Carrara, ma lei? Carrara. Il comune è Carrara. Ma è qui sull'argine destro, sull'argine destro. Sì, sull'argine. Dove le segherie? Sì, dove le segherie. Grazie.